pari e patta fra San Nicolò e Chieti al Bonolis in 90 minuti che hanno visto un generale predominio dei padroni di casa che soprattutto per quanto fatto vedere nella ripresa avrebbero meritato anche la conquista dell'intera posta. Così così i neroverdi che hanno dimostrato di essere Esposito dipendenti. Quando in campo non c'è l'attaccante di origine molisana, per i teatini un bel problema. Si comincia con un minuto di raccoglimento nel ricordo di Graziano Petrini, dirigente del San Nicolò, scomparso prematuramente nei giorni scorsi. In campo l'equilibrio è rotto al quarto d'ora da una occasionissima dei neroverdi con Lorenzoni che di testa sfiora di un nulla il palo alla sinistra della porta di Digifico. Al 22esimo ancora Chieti pericoloso con un palo colpito da Del Grosso. La squadra di casa fatica a proporre gioco e si vede al 24esimo con un tiro al lato di Valim. Al 40esimo i tifosi di casa gridano al gol, Maiaboni al volo dalla zona del dischetto calcia alto dopo un perfetto cross di Valim. Tutto qui il primo tempo che si chiude senza recupero. Al secondo c'è infatti la traversa clamorosa colpita da Iaboni prima del gol di Moretti che con un guizzo da rapinatore d'area trova l'angolino giusto per il vantaggio dei biancazzurri. La squadra teatina reagisce al settimo su un cross teso di Del Grosso, un po' di svirgola il rinvio rischiando l'autogol. Ma la squadra di Massimo Epifani è più che mai viva e al decimo con Iaboni impegna ancora l'estremo teatino. Le due squadre si allungano e al 12esimo Maschio sotto misura non sbaglia rimettendo la gara in parità. Le emozioni si susseguono con buona intensità, così come accade al 20esimo quando è ancora Iaboni a far correre un brivido alla retroguardia ospite. I locali spingono con maggiore decisione e al 22esimo è ancora Moretti con un cross teso a chiamare alla respinta con i pugni placidi. Ancora San Nicolò al 25esimo con un tiro poco fuori misura di Capitan Petronio. Il Chieti arretra ancora e così la squadra di casa si rende pericolosa alla mezz'ora con un colpo di testa al lato di Moretti. Il finale di gara vede ancora i locali in avanti alla ricerca della vittoria, così come avviene al 38esimo quando Moretti chiama alla parata con i piedi placidi prima della conclusione centrale di Orlando un minuto dopo. Al 43esimo è ancora l'estremo teatino a negare prima a Chiacchiarelli e poi a Moretti il gol del 2-1. Passa un minuto e sugli sviluppi di un angolo c'è una mischia furibonda in area teatina risolta con un po' di fortuna dal Chieti che poi si salva anche al 45esimo su un colpo di testa, botta sicura di Imbodi, parato quasi distinto da Placidi, eroe della giornata. Per il San Nicolò è un pari amaro, per la squadra di Ronci un punto guadagnato firmato dal suo portiere. Credo che abbiamo fatto di tutto per vincere questa partita. La meritavamo per quello che abbiamo fatto, per quello che abbiamo creato. Purtroppo siamo a commentare un altro pareggio che ci dispiace, però posso fare solo un plauso ai ragazzi perché hanno fatto veramente grandi cose il secondo tempo, ma anche nel primo, anche se la partita era dura, lo sapevo. Però quando andiamo a vedere una squadra che crea 4-5 occasioni da gol così clamorose, anche la palla alla fine dove siamo stati poco cattivi a buttarla dentro, poteva essere il premio a una grande partita. Un grande Placidi, ma grande tutta la squadra, una squadra che ha fatto un primo tempo dove forse meritava qualcosa di più. Siamo rientrati in campo, abbiamo sbagliato i primi due minuti e loro ci hanno punito giustamente perché hanno creato due o tre occasioni in quei due minuti e poi siamo stati bravi a soffrire, a tenere la partita, loro hanno avuto le loro occasioni. Anche noi in due o tre ripartenze potevamo far male, ma penso che sia stata una partita giocata a viso aperto e secondo me la partita è giusto il pari.